Bene, l'evento artistico-culturale Italia-Perù questa sera è davvero ricco di tante personalità politiche che ci stanno onorando della loro presenza. E io sono in compagnia della dottoressa Brunilde Petricciolo, che è comunque qui in rappresentanza del Consolato Onorario del Perù, giusto? Qui a Napoli, quindi insomma in rappresentanza della Regione Campania, che ha fortemente supportato questo grande evento e quindi ha supportato l'opera dell'Associazione Multietnica Stranieri nel Mondo, capitanata dalla dottoressa Mondragon. Benvenuta dottoressa, per noi è un gran piacere averla qui con noi perché la sua presenza dona lustro e formalità a questa prima grande iniziativa. Allora, come le è sembrato a primo impatto l'incontro con questi straordinari ballerini, con questa straordinaria cultura qui proprio a Salerno? Allora guardi, io sono qui in rappresentanza del console generale onorario del Perù, che è il notaio Carlo Iaccarino, è console generale dal 1979, quindi conosce molto bene il Perù, conosce i peruviani, io sono la sua collaboratrice personale bene. E anche come insegnante di lingua spagnola. Fantastico. Quindi il Perù è per noi nel nostro cuore, come anche i peruviani del resto. Abbiamo una giurisdizione di tutto il sud Italia, quindi compresa la Sicilia. Il nostro consolato ovviamente offre qualsiasi tipo di tramite a livello burocratico, ma soprattutto unisce la cultura, quindi della madre patria, con quella nazionale del nostro territorio del sud Italia. E questa è una cosa fondamentale, perché è straordinaria per i risvolti che poi naturalmente certamente, perché la cosa fondamentale è l'anima peruviana, un'anima caliente, e non c'è bisogno di dire, i bambini insegnano veramente qualche cosa, perché appunto la lingua, l'armonia, la musicalità, certamente, certamente, se lei ha notato per esempio il movimento dei piedi, come anche quello delle mani, hanno un linguaggio, quindi comunicano questo mestizaje, ovvero questa mescla entre l'elemento ispanico incas con quello anche di tipo afro, non è esatto, vero? Esatto, afro e anche europeo per Spagna. Certamente. Così, dottoressa. Quindi è un fatto di tradizione, è vero? Assolutamente, dottoressa, io approfitto della sua presenza, naturalmente della sua cultura consolidata nel tempo, anche nello spiegare questa antica arte rappresentativa, la marinera, che sta diventando un fenomeno anche in Italia e in Europa. Mondiale, è vero. Rappresentativa, ci sono addirittura delle accademie come quella di Perugia, che così ha cominciato ad inaugurare questa arte, perché non è soltanto una danza, uno sport, è una vera e propria filosofia. Sì. E questo è importante, poi quella della marinera nello specifico, perché è l'arte del corteggiamento tra l'uomo e la donna. Esattamente. E mi spiegavano le insegnanti nel pomeriggio che anche lo stesso movimento dei piedi dei bambini determina che cosa? Il movimento del cavallo, quindi insomma legato alla volontà, al desiderio di un animale di conquistare tra virgolette la preda, e naturalmente questo è il simbolo rivisitato che però riporta all'antica radice, quindi certo, anche la spiegazione certo. E la scelta dei passi devo dire che è davvero straordinaria, ricca di fondamento, quindi profonda, così come il popolo, perché è un popolo di cuore, l'abbiamo detto anche con Roberto Schiavone di Favignana, è un popolo molto somigliante all'Italia, al sud Italia soprattutto, quindi le similitudini sono davvero tante. È un popolo, come ha detto lei, caliente come il nostro, con grande voglia di fare, questo e è importante. E poi chiaramente muy ospitalario. Come del resto, sì, dove davvero l'ospitalità è un dovere sacro, è vero? Certamente. Esattamente come noi. Infatti nel pomeriggio li abbiamo incontrati e a me sembrava di incontrare dei miei conterranei. Ho avuto proprio questo senso di familiarità che mi ha permesso poi di fare subito amicizia e di invitarli in altre situazioni. Tra l'altro approfittiamo, dottoressa, per ricordare che domani qui a Salerno l'attività di integrazione continua attraverso la festa dei popoli. Certamente. Domani saranno presenti in questa straordinaria piazza, l'artigianato, la gastronomia, le fonti turistiche di un paese straordinario. E non dimentichiamo che già dal 2003 il Perù sta, dal 2013 il Perù sta andando forte, perché l'economia, grazie agli investimenti anche degli stranieri come anche degli italiani,
stanno facendo la nuova metropolitana, per esempio, come anche per esempio la nuova, il nuovo grano, la quinoa, è fondamentale come l'alimento, l'alimento del futuro. Sì, per le capacità terapeutiche, ecco, lo raccontava la dottoressa l'altro giorno a cena, favolose capacità terapeutiche, quindi per questo andrebbero, ecco, innovate anche delle campagne di sensibilizzazione e di informazione. Sì. Questo è molto molto, è molto importante. La ricca filiera gastronomica, quindi insomma ingloba anche questo concetto. Sì, oltretutto abbiamo il pisco. Il pisco sour. Che è una specie di grappa. Raccontiamolo, dottoressa, agli amici che ci stanno seguendo sul web. Diciamo il pisco. Il pisco sour è un aperitivo alcolico che si prepara con una specie di grappa che procede dall'uva, l'uva bianca, e poi questa si mischia con il succo di limone e anche le uova, e poi il ghiaccio, la chiara, il bianco dell'uovo, e poi si frulla tutto e è spumante, delizioso. Fantastico, quindi diventa è molto conosciuto nel mondo anche. Okay. Prelibato. No, è una bevanda alcolica. Quindi insomma, alcolica. Viene impiegato anche nella cucina, quindi nella gastronomia. E lo vogliono chiaramente tutti i migliori chef. Ecco. E allora proporremo anche insomma una sorta di rubrica gastronomica. Non sarebbe molto interessante, certamente. Ma anche una rubrica gomica italo-peruviana. Potrebbe essere un'ottima, ecco, iniziativa. Allora diamo il là. Va bene. È giusto. E noi ringraziamo naturalmente per l'immensa disponibilità la nostra dottoressa. A presto. Grazie a lei.